Oggi ragazzi sono qui per portarvi una delle texture pack più belle di Spider-Man, e anche forse l'unica che si trova in tutto il web. Sì, ce ne sono anche altre, ma quelli sì, fanno un po' cagare. Invece questa qui è l'unica decente fatta bene di Spider-Man. E molti mi hanno chiesto di portare la texture pack di Spider-Gwen, ma purtroppo sul web non l'ho trovata, ragazzi. Sono solamente le mod. Nessuno ha avuto in mente di creare una texture pack apposta di Spider-Gwen, ma chissà se in futuro qualcuno la creerà, oppure magari potrei mettermi anch'io un po' a smanettare con le pack e crearla io. Non lo so, magari deciderò forse. Comunque oggi sono qui per vincere tutte quante le Bedwars da Spider-Man. Beh, in effetti io sono sempre Spider-Man, quindi non avrebbe senso sta cosa. Ma in multiverso è più di sorprese, non c'entra niente, quindi andiamo in partita. Magari vi racconto anche qual è il mio evento che... Ma non dimentichiamoci la sigla. No, non questa sigla. Per questo video ho preparato una sigla speciale, ovvero questa. Quanto sono bello. Ciao a tutti ragazzi e bentornati. Bene ragazzi, mi chiamo NextD. Oggi non sarò NextD ma sono Spider-Man. Sì, sta cosa in realtà non c'ha veramente senso, ma chi se ne frega. Beh, devo dire che questa pack l'ho anche vista in passato. Devo dire che è veramente una delle migliori texture pack di Spider-Man create. Cioè guarda, basta aprire l'inventario, c'è subito il logo dello Spider-Man di Tobey Maguire. Eh sì, Tobey Maguire, magari. Volevo dire di Tom Holland. Poi guardate il logo della pack. Il logo della pack è quello dello Spider-Man di... mi sembra della PS4. Non sono sicuro, cioè in realtà non lo vedo bene, ma mi sembra quello della PS4. E poi anche l'inventario, guardate qua, si illumina di rosso e c'è la ragnatela che esce fuori, ma è fantastico. Direi senza perdere tempo di andare in partita e vincerle tutte. E chissà se riuscirò anche a trovare qualche altro Spider-Man in game. Oh, cioè, guardate qua, che figata! Cioè, guardate qua, l'armatura è bellissima. Cioè, è fatta stra bene l'armatura. E poi c'è anche il... vediamo un po' se c'è anche... anche dietro c'è il logo del ragno. Ragazzi, non dimentichiamoci di vedere il cielo. Ah, no, aspetta, no. Scusa, è l'abitudine con le texture pack anime, che mi devo sempre vedere il cielo. Ma questa non è una texture pack anime, ma è una texture pack di Spider-Man. Che so, ragazzi, stavo, come ho detto prima, magari in futuro potrei creare io una texture pack, fare la quella di Spider-Gwen. Dipende tutto da quanti like lascerete in questo video. Ovviamente, se volete la pack, ragazzi, ve la lascio nel mio canale Telegram. Ah, ma il genere è solamente uno. Eppure fa dal killato. Perfetto. No, non l'ho fa dal killato. Pensavo di sì. Ok. Tipo, guardate anche le particelle. Ma sono fantastiche le particelle. Ma sono, guarda, sono bellissime. Allora, facciamo subito sharpness. E ragazzi, prima che il video vada avanti, voglio dirvi che se la webcam dovesse, non so, glitcharsi in qualche modo, vi chiedo scusa. Ma è Miguel Oara che sta cercando di recuperarmi, perché sto cercando di distruggere il mio evento canonico. Quello è il mio evento canonico, ve lo racconto più tardi. Mi sa che Rosa, se vuole venire in bel suo, fa prima a cadere, perché non ci arriva. Anzi, infatti, appunto, è caduto dal vuoto. Ma non gli basterà, perché tanto il letto riesco a distruggere lo stesso. Perfetto. Prima che si faccia anche la spada. Let's go. Sono troppo forte ragazzi. Sono lo Spider-Man più forte che esista al mondo. Non è vero. Sono rimasti i rossi, i verdi e noi col letto. Allora, i verdi sono vicino alla nostra base, quindi, cioè sono quelli più vicino alla nostra base, quindi magari mi preoccuperei più di loro. Però i rossi sono lì e in realtà non so che pushare, eh? Perché ci sono i rossi che stanno andando in base dei verdi, quindi io magari andrei in base dei rossi. C'è la fireball. Spacchiamo il letto. Bene, a posto. E andiamo in base dei verdi, prima che loro vengano in base nostra a distruggerci il letto. E i rossi stanno dall'altra parte. Facciamo così, visto che sono già al centro, recupero dei smeraldi e usiamo il potere di Miles, ovvero quello di diventare invisibile. Ma non ci posso credere, dai, stai scherzando. Oh no, il mio compagno è FK, Cristo santo. Devo giocarmela io. Ma perché quelli che sono sempre FK li incontro sempre io? Salto, invisibilità, facciamo tutta sta roba. Tac, me la do, fireball, tutto il resto, blocchi, andiamo. Che andiamo, vai, tanto uno sta arrivando verso di me. A posto, via, a letto.
Uno andato, ok. Let's go. Cioè, veramente la gente pensa di poter fare qualcosa contro questo? Cioè, ancora non l'ho capito. Ragazzi, devo raccontarvi il mio evento canonico. Ve lo racconto nella prossima partita. Se incontriamo qualche Spider-Man, non c'è nessuno nelle vesti di Spider. No, sono da solo. Ma Spider-Man ce la fa a combattere da solo. Proviamo a fare questa partita da giocarcela da soli, dai. E un po' però... Ah, l'Ender Pearl è diversa, l'Ender Pearl. E ragazzi, dai, che famo? L'Ender Pearl va per forza presa. Gli azzurri vogliono venire in basilia. Questa roba mi dà veramente molto fastidio. Qualche pozione di sal... La pozione di salto, magari lo prendo alla sua vista. Guarda come scappa. Si può dire così? Ma porca... A volte per fare la cosa giusta bisogna rinunciare alla cosa che adoriamo di più. Io adoravo il mio letto, l'hanno distrutto e infatti mi sta anche venendo a prendere. Armatura in diamanti, vediamo un po' com'è, carina, dai. Stronzata, come lo fa sta roba? Effettivamente io non ho neanche sharpness, quindi questo potrebbe essere un problema. No, what? Vabbè ragazzi, Spider-Man non può vincere sempre. Infatti, mi sono anche dimenticato di raccontarvi il mio evento canonico. Però questo qui, ragazzi, è una mappa dove si pusha alla grande. Quindi non so se anche qui riuscirò a raccontarvi il mio evento canonico. Ragazzi, io qua voglio pushare subito. Oh cazzo! Ma tu dove esci fuori? No, merda, ero lì! Non mi aspettavo questa rosa qui! Mi sa che non ci arrivo con... No, 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 no. Un po' inutile queste due TNT. Ma invece no. No, mannaggia. Perché mio compagno me l'ha sfidato in avanti? Cazzo, sto con 7 di vita. Mio compagno è morto. Niente, non sono più lo spettacolare Spider-Man. Ah, raga, lo so, voi state aspettando il mio evento canonico. Ora ve lo racconto, tranquilli. Siamo i bianchi. Avrei scommesso più sui grigi. E flick. Ah, cazzo, qua ma che letto, ma che ponte. Almeno uno, almeno uno, almeno uno. Cazzo. Ok, uno è caduto da solo. Quindi nice. Poi dove sta quest'altro rosso? Speriamo sia in base. No, che no, sta venendo dalla nostra parte. Bene, bene. Vogliono tutti combattendo Spider-Man, bello. E tu sarai uno di loro. Non ci credo. Oh mio Dio, è la prima volta che mi viene fuori il TNT Jump, ragazzi. Aspetta, facciamo così perché se no non arrivo in base per fermarlo. No, 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 raga, ma mazza, no, non ce la faccio, non ce la faccio. Pensavo di farcela, invece no, non avrei dovuto buttarmi. No, avrei dovuto continuare lì. Sì, avremmo perso il letto, ma almeno avrei avuto una possibilità in più di vincere. Bene, signori, facciamo tutti. Magari stavolta, se mi ricordo, vi racconto anche il mio fantastico evento canonico. Bene, allora, andiamo un po' a Ender Pearl, come è fatta. È la faccia di Spider-Man. Ragazzi, è fatta benissimo. Cioè, guardate i dettagli, è fantastica. Ok, non se l'aspettava. Resisti, sto arrivando! No! Doctor Strange dice che abbiamo tutti combattendo Spider-Man. Vediamo che se con l'ultima partita sarà vero. Oh, oh. C'era Spider-Man 2099! Oddio, è Megalora che è venuto a prendermi! Allora, battuta in diamante. Facciamo la spada in ferro, qualche mena d'oro e altri blocchi. Ma porca puttana, non ci posso credere. Ma perché non mi salta? Fammi capire, il verde da solo? Sì, ragazzi, il verde da solo, oddio. Mi fa un po' paura, sai.
No! No, 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 ti prego, no. Sono accorto che non abbiamo più blocchi, altrimenti il letto del verde sarebbe stato caput. Infatti adesso sto facendo fuori il nostro di letto. Ragazzi, sono sicuro che quello lì era Spider-Man 2099. Non so cosa sia successo, a quanto pare Miguel O'Hara aveva visto Miles oppure è entrato in un altro portale o chi ne sa. Comunque ragazzi, questo texture pack è fantastico. Se la volete ragazzi, vi lascerò il download sul mio canale Telegram, il link in descrizione. E vabbè, finalmente posso dirvi il mio evento canonico, dai. Il mio evento canonico è Flash is fast, Flash is cool, Francois Sapar, Flash ain't no dude, and you don't stop. Sure shot, go out to the parking lot, and you get in your car and you drive real far.